Allora, Anna Maria Verso è una pittrice nota che dipinge da tantissimi anni e che quindi è invitata a tante mostre personali e collettive, ed è una ricerca espressiva che spazia nell'ambito dell'arte, diciamo, onirica, e quindi dell'arte mentale che fa riferimento all'inconscio, ed è quindi una pittura che di grande impatto anche nell'ambito culturale. Tra l'altro c'è un rapporto fra i dipinti di Anna Maria e le sue poesie, perché appunto c'è un riferimento magari da un testo poetico che nasce l'idea di un dipinto e di una ricerca. Per cui darei la parola ad Anna Maria, l'autrice, per magari particolare riferimento a questi dipinti. Io partirei da questo dell'ultimo, che praticamente rappresenta l'evoluzione interiore della mascherarci per via della società o per via di nostre situazioni interiori, per poi arrivare poco a poco a rimanere sì con una maschera delicatissima, ma avere già il nostro volto, quindi i famosi paletti per la società. Per cui io lo rendo un viaggio interiore molto importante per la ricerca del sé e il trovarsi, il sapersi porre come uomo della società. Questo io lo amo in modo particolare perché è nato da qualcosa che realmente ho veramente rappresentato. Doveva essere un nativo, la mia arpa con me a suonare, e invece è come se qualcosa mi avesse veramente preso le mani, quindi ho cancellato il legno dell'arpa e ho iniziato a fare dei rigori col pennello, rendendomi conto alla fine che qui c'era una testina di angelo così come lassù. Per cui io l'ho chiamato Angeli in ascolto, perché sono nati da una musica che comunque avevo dentro. È un autoritratto che ho voluto portare del 1972, ero piccina, ero così più o meno. Ecco lì, quello è un sogno. È l'ultimo quadro, che è forse impossibile da vedere per via del vetro, rappresenta una mano che esce dal mare, come volesse bloccare l'universo dalle guerre. Infatti si intitola Guerra Silente, ecco, non le brutture che purtroppo abbiamo visto recentemente, è una guerra specifica contro la persona più debole che purtroppo viene sopraffatto dalle cose subito. Questa è una sintesi veloce. Complimenti. Grazie tante Roberto, grazie.